Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Talloni screpolati, cause e sintomi. I talloni screpolati rappresentano un disturbo piuttosto comune. La pelle in questa zona del piede è soggetta, infatti, a sollecitazioni continue, sia nel corso della vita quotidiana che durante lo svolgimento di attività sportive. Le screpolature dei talloni sono delle fessurazioni piccole e superficiali dell'epidermide che possono procurare bruciore e dolore. Se trascurate, queste lesioni tendono a lacerarsi, fino a sanguinare e complicarsi in seguito all'instaurarsi di processi infettivi. Nella maggior parte dei casi, i talloni screpolati sono dovuti alle alterazioni del film idrolipidico e all'eccessiva secchezza della cute del piede che rende la zona arida, ruvida e predisposta a rotture. La disidratazione può essere favorita da stimoli meccanici che intervengono sulla zona, esempio ripetuti sfregamenti e attriti all'interno delle scarpe, contatto prolungato con la sabbia al mare eccetera, esposizione a sostanze irritanti, come prodotti cosmetici troppo aggressivi, e mancato utilizzo di creme idratanti e nutrienti. Altre abitudini che possono predisporre al problema sono il camminare a piedi scalzi e l'uso di calzature non adeguate, esempio scarpe con tacco o con talloni esposti, come infradito e sandali. Tra i fattori di rischio per la formazione di taglietti e screpolature sul tallone rientrano, inoltre, alcune malattie cutanee, tra cui psoriasi, dermatite atopica, presenza di callosità e piede d'atleta, anomalie del piede, esempio piede piatto, disallineamento delle ossa del metatarso eccetera, cattiva circolazione locale, squilibri ormonali, esempio menopausa e gravidanza, obesità, eccessiva sudorazione e disturbi metabolici, come il diabete. Possibili cause di talloni screpolati. Talloni screpolati è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause rare. Allergia da contatto, dermatite atopica, diabete, gravidanza, menopausa, obesità, piede cavo, piede d'atleta, piede piatto, psoriasi. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.